Nicole, consulenza immobiliare, amministrativa e fiscale, perizie, finanziamenti, ristrutturazioni, ma anche fisco aziendale, marketing e altro. All'F in Piazza Libertà 28 e nuova sede a Bergamo, in via Borfuro 4. www.nicolesrl.com. Per sollevare e movimentare materiale pesante, Laguna Funi. Laguna Funi fornisce una gamma completa di accessori nel campo del sollevamento. Funi metalliche, imbracature, fasce in poliestere anche su misura, ganci, pinze, tutto ciò che serve per il sollevamento e la movimentazione del materiale. Gli attrezzi utilizzati sono certificati e rispondono a serie normative di sicurezza. Inoltre, servizio post vendita completo con verifiche periodiche, riparazioni, manutenzioni e sostituzioni. Laguna Funi, professionalità e garanzia dal 1973. Carrozzeria Neri ad Ardesio. Da oltre 40 anni, massima professionalità per la cura della vostra vettura. Carrozzeria, sostituzione cristalli, levabolle da grandine, soccorso stradale Europe Assistance 24 su 24, auto sostitutiva e noleggio auto. Carrozzeria Neri, via Daquace 14 ad Ardesio. 0346 33 106. Benvenuti da 123 Gold a Comenduno di Albino. Siamo specializzati nel ritiro di oro usato, argento, monete, metalli preziosi e tanto altro. Offriamo da sempre la migliore garanzia di serietà e professionalità. L'esperienza maturata in 30 anni di attività ci ha portato a proporre una formula ancora più semplice e immediata che permetta ai nostri clienti di ottenere il massimo dei propri oggetti preziosi. Alex ti aspetta per una valutazione gratuita al semaforo di Comenduno di Albino in via Provinciale 73, telefono 035 76 11 13. Pizzeria D'Anica Aleffe. Pizza e kebab da asporto. Ogni mese una super promo. Seguici sui social, Pizzeria D'Anica. F, in via Piave 14. La consegna non si paga. 035 003342. La ditta Fratelli Visini raddoppia! La ditta Fratelli Visini di Parre, che da oltre 30 anni è specializzata nella vendita di pannelli in cartongesso, pannelli isolanti termoacustici per la protezione al fuoco, contro soffittature modulari e tutto il necessario per gli specialisti del settore, ora apre una nuova sede ad Albino. Quasi 1000 metri quadrati con un vastissimo assortimento per professionisti e per il fai da te. Fratelli Visini, rivenditore autorizzato Fassa Bortolo, è in via Campignano 1 a Parre e nella nuova sede in via Volta 5 ad Albino, telefono 035 70 21 41. Benvenuti in Punto Scarpe Nicoli, ad Albino, in via Cavi 5, dove troverai un vasto assortimento di calzature, abbigliamento, accessori e pelletteria per uomo, donna e bambino. Punto Scarpe Nicoli cerca di offrire a tutte le categorie della propria clientela il prodotto adeguato al miglior prezzo, garantendo un vasto assortimento in un ampio ambiente dove il cliente può scegliere liberamente il prodotto giusto per il proprio utilizzo. Punto Scarpe e il suo staff vi aspettano ad Albino, in via Cave 5, a Rovato, in via del Commercio 1, a Concesio, in via Camerate 92. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. Ostiliomobili.it. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. La Silvauto questo fine settimana vi aspetta presso il centro fieristico di Bologna per la fiera di auto d'epoca. Vi aspettiamo al padiglione 37, dove avremo tutte le nostre vetture d'epoca e da collezione. Vi aspettiamo, non mancate! We'll be right back.
Buonasera, eccoci con la Acqua Atalanta sul 98 di Rugby Channel, anche in diretta streaming. Siamo qui a parlare di Atalanta, che è già alla vigilia di una partita di Champions. Dopo quella giocata in casa contro l'Arsenal, si ritorna in casa questa volta. Stavolta toccherà agli scozzesi del Celtic essere ospiti del Nerazzurri al Gavis domani alle 18.45. Saluto i nostri ospiti Paolo Ribolla, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno. Ciao Paolo. A tutti. Buonasera. Il Marco Morotti, eccolo qua. Che ciao Alberto, grazie dell'invito, come sempre. Col suo bel maglione bluet, così. Blu o Atalanta, dai. Senti, c'è un tuo rivale di tennis in collegamento, mi pare, che si chiami Oscar Magoni, no? Ah, beh, scarso allora. Sì. Ciao a tutti, ecco. Ciao Paolo, ciao Marco. Ciao Oscar. Ben trovati, sempre un piacere vedervi. E poi due specialisti del dischetto, Beppe Savoldi al centro e Adelio Moro, eccolo sulla sinistra. Ciao Adelio e ciao Beppe. Ciao Alberto, ciao a tutti, buona serata a tutti. Ciao Beppe, ecco, ciao Paoli, tutti i tuoi ospiti. Ciao. Subito, ecco, diciamo i convocati di domani, ci sono anche Jenne Kolasinac, vedremo se Gasperini riuscirà a schierarli. Ricordiamo che praticamente contro l'Arsenal era giocato la squadra quasi ideale, con dietro c'erano Gin City, Jenne e Kolasinac, e il famoso tridente con Zappacosta, De Rona, Ederson e Ruggeri in mezzo. Vedremo se domani la formazione grosso modo potrebbe essere ancora quella delle ultime partite, quanto conta almeno in difesa, altrimenti toccherà ancora De Rona, tanto per cambiare, no? Perché De Rona è il famoso jolly. Chiediamo poi anche il parere a un jolly come era Magoni, ma così, questo, ecco, se almeno uno dei due potrebbe recuperare. Ma speriamo che almeno uno dei due recuperi, perché è chiaro che il Celtic, al di là del risultato dell'ultima partita, ha perso pesantemente in trasferta, però è una squadra fisica, una squadra che gioca, e l'Atalanta ha bisogno dei suoi difensori. Non lo so se Jenne e Kolasinac saranno disponibili, certo è che dovendo arretrare De Ron comunque si perde qualcosa a centrocampo, quindi con l'arretramento di Pasalic, però cambierebbero un po' la struttura della squadra per quello che dovrebbe essere, a mio avviso cambia con De Ron portato dietro. Non perché De Ron dietro faccia male, ma perché perde un po', sì, sì. L'uomo in mezzo, un uomo sì. Centrale nello schema di Gasperini. Non lo so, vediamo, perché hanno avuto degli infortuni o delle malattie, sia uno che l'altro, vedremo se saranno recuperabili. Sì, almeno Jenne ha giocato il primo tempo a Venezia, poi per influenza ha dovuto tornare negli spogliatoi. Marco, magari il paradosso è che anche in emergenza ha preso solo un gol tra il Genoa e poi Venezia, insomma. Vuol dire che la squadra riesce sempre a uscire anche da queste situazioni, poi. Sì, diciamo che si sta abbastanza abituando a giocare senza difensori titolari, o comunque con un assetto dove magari qualche giocatore tipo De Rono o altri che giocano in ruoli diversi poi diano una mano dietro, mantenendo comunque un equilibrio di squadra, ecco. Fondamentalmente direi che è stato così dall'inizio. È chiaro che ci si augura entro poco di riuscire a recuperare tutti i difensori e di poter così anche attingere dalla rosa in modo più equilibrato. Ecco, vediamo le immagini dell'ultima o penultima, insomma, rifinitura a Zingone, qualche scampolo di preallenamento. Magoni, tra l'altro, si parlava di De Ron, tu che sei un esperto, hai giocato praticamente in tutti i ruoli, ti manca solo di giocare in porta. Anche tu, quando mancava qualcuno, andavi in difesa dappertutto. Insomma, questo De Ron che arriva a coprire è un po' il jolly, ma anche quasi l'allenatore in campo, no? Il secondo allenatore. Sì, detto che io al Genoa ho giocato in porta 4 minuti a Palermo, in un Palermo-Genoa, però detto questo non stiamo parlando di me, parliamo di De Ron. E De Ron è un giocatore fantastico, sa fare tutto bene, dunque è vero come diceva Paolo che naturalmente spostando De Ron dietro tutti i giocatori vengono un po' risistemati, però è anche vero che è già successo.
Non è una novità, dunque l'Atalanta è abituata in emergenza a fare questo tipo di formazione, e dunque non credo che ci siano scossoni dentro l'ambiente, dentro la squadra, se fosse immaginabile questo tipo di formazione. Ecco, un po' l'asso nella manica delle ultime partite è Matteo Reteghi, 8 gol in campionato, il capocannoniere. Beppe Savoldi, questo Reteghi, che impressione ti ha fatto vederlo così segnare tanti gol? E dopo andremo sul giochino che ha fatto anche l'altra sera il club di Caressa, chi assomiglia o non assomiglia, magari se volete provarci. Beppe, cosa ne pensi di Reteghi? Beh, è una sorpresa sicuramente in positivo. Io non lo ritenevo così bravo, così importante per quello che ha fatto vedere negli anni, nell'anno passato. È una sorpresa e mi fa piacere. Non per niente risponde letteralmente al suo nome, Rete Gol, Rete Gay, Rete Gol, capito? Io lo chiamo così, perché effettivamente è uno che probabilmente ha trovato l'ambiente giusto, ha trovato i compagni giusti che lo mettono anche nelle condizioni di poter esprimere le sue potenzialità, e quindi mi fa enormemente piacere vedere una squadra che ha dei giocatori così, così bravi, così illuminanti per quanto riguarda la visione del loro ruolo, e quindi mi fa piacere, specialmente se poi giocano nell'Atalanta, è una squadra alla quale io ho una visione particolare, perché chiaramente da bergamasco vorrei vedere la squadra della mia città sempre, sempre più in alto. Dopo passo la palla, devo chiedere una cosa a Delio Moro. Paolo Ribolle, ecco, tanti continuano a citare, a dire merito di Mancini, che ha portato qua in nazionale Reteghi, ma se vogliamo essere obiettivi, allora merito di Reteghi sicuramente, ma quanto c'è di Gasperini nella crescita, in questa esplosione di Reteghi? No, infatti stavo proprio pensando a questo fatto qui. Allora, come dice giustamente Beppe Savoldi, nessuno immaginava che Retegui avrebbe avuto questo tipo di esplosione, perché comunque Retegui l'anno scorso ha fatto 7 gol in 29 partite. Io personalmente ritengo che l'effetto Gasperini sia stato oltre che determinante per Retegui. Ma perché? Perché l'Atalanta ha un modello organizzativo, ha uno stile di gioco tendenzialmente proiettato all'attacco, e quindi a mio parere qualsiasi centravanti bravo, quindi che abbia delle capacità atletiche, fisiche, che sappia stare dentro il gioco, che vuol dire non solamente porsi nel ruolo di finalizzatore, ma in un ruolo anche di costruttore di gioco, può avere un sacco di opportunità in più. Tutti gli attaccanti che sono venuti qua a Bergamo hanno fatto un salto di qualità, a cominciare da Zapata, per poi continuare con Ilicic, per andare avanti con Scamacca stesso, che ha fatto insomma un campionato molto sopra le aspettative l'anno scorso, pur partendo piano poi ha migliorato. L'Atalanta è una squadra che gioca, lo sanno tutti, insomma, in un modo molto offensivo. È il miglior attacco del campionato. Si creano occasioni da reti, se un centravanti è bravo, è sveglio e capisce come inserirsi nel gioco, ha un miglioramento immediato. Io su questo dico che avrei scommesso che Retegui avrebbe avuto un miglioramento. Poi quanto non lo so dire. Oggi comunque siamo a 8 gol in 8 partite. Sì. Chiede ad Elio Moro, ma Retegui ha sbagliato il calcio di rigore, o meglio ha imparato a controllarsenal, e poi si è rifatto subito segnando sia contro il Genoa che anche con la nazionale su calcio di rigore. Tu che sei uno specialista, anche se hai vicino un altro maestro di rigori, tu nei 10 rigori su 10 in Serie A, anzi la statistica mi dice 23 su 24, poi ci dirai qual è, magari se ti ricordi qual è quello che hai sbagliato, non so, Adelio. La domanda devi fargliela a Beppe, perché io ho imparato da Beppe, quando mi mettevo dietro, quando facevamo gli allenamenti magari contro la prima squadra dell'Atalanta, lui calciava in porta, io ero dietro alla porta perché aspettavo
che Zaccaria Cometti mi portava a casa, e allora ho imparato un po' da lui quello come si faceva a calciare i rigori. Retegui è uno che calcia molto bene, quello che ha sbagliato perché non ha guardato il portiere, perché se tu guardi sempre il portiere, insomma, devi avere la testa bassa e non, perché il pallone è fermo, tu vai sul pallone, alzi la testa e guardi il portiere, perché il portiere per parare il rigore si muove sempre prima e va solo da una parte, non può coprire tutta la porta, perciò io ho imparato da lui. Poi ho avuto la fortuna anche di andare all'Inter e anche da Buoninsegna uguale, lui era un rigorista, stavi lì, e poi quando è capitato a me, quando ho cominciato a giocare i primi anni all'Atalanta e poi quando sono andato a Verona e a Ascoli, lì ho realizzato parecchi rigori appunto con questo metodo qua, ecco, proprio perché tanti guardano la palla e non il portiere, perché la palla non si muove, è quello che si muove il portiere, perché prima va da una parte o va dall'altra. Se tu la guardi alla testa alta, come arrivi lì, poi se hai un piatto come ce l'aveva Beppe, riesci a metterlo da una parte o dall'altra. Quindi abbiamo il maestro e l'allievo, cioè, ma voi nelle vostre partite qualche rigore lo tirate oppure lo sbagliate tu e Marco, oppure... io non li tiro. Tu nemmeno. No, io li tiro, anche se adesso c'è la regola che tira il più anziano della squadra, quindi non lo tiro più. Quindi. Ma sentiamo il maestro. Allora, Beppe, cioè, quando imparava ad Elio, alla fine non è che ti ha superato. Tu ne hai insegnati, mi dicono qui, 49 ben, che non sono pochi, ne hai sbagliati 6, vabbè, però... Uno, tra l'altro, abbiamo un'immagine, forse se la regia va a mandarla, di un rigore che hai segnato in un Atalanta-Roma contro Pizzaballa. Non so se ce l'abbiamo questo, che Pizzaballa era in porta con la Roma. Forse, no, questo è un altro ancora, che con la maglia del Napoli. Eccolo qua, con l'Atalanta-Roma, con Pizzaballa spiazzato. Insomma, tu avevi questa dote che sapevi spiazzare il portiere subito, no? Ma Adelio l'ha spiegato benissimo, oltre che a calciare bene i rigori ha capito come si doveva fare e lo ha spiegato benissimo, capito? Perché il pallone non si muove, se tu memorizzi i passi che vanno dal tuo punto di partenza al pallone, va bene, e guardi solo il portiere, è chiaro che diviene tutto facile, tra virgolette, perché bisogna avere anche l'attenzione e la concentrazione di poter alzare gli occhi, che non tutti lo fanno, per poter vedere il movimento iniziale del portiere. E io credo che, come dicevo prima, che Adelio, oltre ad aver imparato, l'ha spiegato benissimo. Senti, ma Retegui come lo calcia secondo te? Beh, io avevo fatto la battuta, no, a un tuo collega che mi aveva chiesto quando Retegui aveva sbagliato il rigore, gli ho detto, beh, se volete vado a Zingonia io e li faccio insegnare, capito? Li faccio vedere. Sì, perché? Sì. Perché lui non aveva fatto questo calcolo che abbiamo fatto, che ho fatto io e poi dopo Adelio, e quindi l'ha tirato con troppa fretta, e quando arrivi vicino alla palla, come dicevamo, bisogna alzare la testa e non guardare la palla, perché la palla è ferma, e quindi rallentare leggermente, capito? Aprire il piattone e guardare il portiere. In quel momento tu fai come lo faceva anche in un grande giocatore, Maradona, capito? È tutto lì la sensibilità della caviglia, e quindi il movimento della caviglia all'ultimo impatto con la palla, al primo che tu tocchi la palla, è quello che è determinante. Siamo alla tecnica calcistica pura, no? Così. Ma secondo te Magoni qualche rigore gliel'avranno fatto tirare oppure non... Tu li facevi fare i gol, no? Anche un po' Magan Oscar. Solo in amichevole,
però l'ho tirato contro Real Madrid. Ho avuto la fortuna di fare gol a Casillas, dunque in un amichevole Real Madrid-Napoli ad Alicante in Spagna, però ho fatto gol e non contava nulla, dunque, ma io non ero un rigorista, non mi sono mai così preoccupato di fare tutti questi ragionamenti perché non era roba mia. Senti, ma di tutti i ruoli che ti hanno fatto fare, quello che alla fine hai preferito qual era? Ah, io ero centrocampista dinamico, di inserimento, mi piaceva correre tanto sul campo, dunque il mio ruolo è sempre stato di giocare, diciamo, mezzala o centrocampo a due, insomma, però questo è. E di questo Ederson che tanti ci invidiano, oltre si è parlato di De Rom, ma è un po' la chiave della forza dell'Atalanta e anche questo brasiliano molto atipico. Loro due si compensano molto bene, dove non arriva un giocatore arriva l'altro. Ederson è il giocatore che secondo me negli ultimi due anni è quello che è migliorato di più insieme a Lookman. È un giocatore adesso a centrocampo insostituibile, determinante, riesce a abbinare tutte le fasi del gioco con qualità, con intensità, con grande energia fisica. E lo chiamerei tutto campista, insomma lo trovi un po' dappertutto, sa contrastare. Sa fare il passaggio corto, sa fare il passaggio lungo, sa inserirsi, ha un gran tiro. È un giocatore moderno, un giocatore di, secondo me, a livello europeo veramente top. E dunque è normale che anche le squadre, quelle importantissime, si avvicinino, comunque si interessino di un giocatore di questa qualità. E tra l'altro, ecco, vedendo anche nel Cagliari un certo dopo, come abbiamo visto nell'ultima partita, viene da pensare al confronto con quello che abbiamo qui, cioè la qualità quanto è diversa qua. Ecco, meno male per il Cagliari che ha trovato poi, facciamo i complimenti a Palomino che è tornato a fare gol e anche a non farli fare, e all'autogol che ha provocato Piccoli, che sono ex atalantini, però insomma vedere la qualità, la differenza tra questi e tra i nostri e loro. Giocano comunque, è chiaro che sia Palomino che Adopo che Piccoli sono giocatori che comunque possono fare delle cose buone in una squadra come il Cagliari o come il Lecce, però sono contesti diversi adesso, onestamente. Quindi è chiaro che da noi, cioè all'Atalanta, erano giocatori che o hanno finito un certo ciclo o comunque non hanno le doti essenziali per poter rimanere qui da protagonisti. E quindi giustamente sono andati a Cagliari, dove fanno anche, possono fare anche saltuariamento, voglio dire, o comunque anche delle cose buone, però non sono giocatori di Atalanta. Qui noi, anche per il tipo di calcio che facciamo e che vuole fare Gasperini, per il tipo di partite che vogliamo impostare contro squadre forti come l'Arsenal, come in Champions League o anche in campionato, c'è bisogno di avere una qualità diversa, insomma un atletismo diverso, una qualità diversa che Ederson, per esempio, dimostra rispetto ad altri. Purtroppo, ecco, forse se sei un neo in questa squadra, probabilmente manca un giocatore sia un'alternativa vera a Ederson e De Rom, perché né a dopo né Sulemana hanno un raffreddore loro, è chiaro che non hai il loro, o se sei costretto, come dicevamo prima, a spostare De Rom dietro, devi comunque spostare Pašalić, che è bravo ma ha altre caratteristiche, insomma non è l'uomo che probabilmente che servirebbe. Accennato a Pašalić, 50 gol, miglior marcatore, ha detto anche lui: non sono un centrocampista, non un attaccante, eppure ha fatto tanti gol. È un giocatore che parte sempre all'inizio dell'anno fuori dagli 11 e però alla fine si rivela sempre uno dei più preziosi. Sì, diciamo che è uno di quei giocatori che un allenatore vorrebbe sempre avere, perché comunque in 7 anni ormai che è qui non lo ricordo mai aver fatto una polemica o aver detto qualcosa, una parola stonata. È un giocatore che si fa trovare sempre pronto e bene o male ogni anno comunque i 7-8 gol li fa, insomma. Forse ne ha fatti qualcuno meno l'anno scorso, ma l'anno prima ne aveva fatti addirittura 11 o 12, che sono numeri da attaccante vero. No, io ti dico, pensavo che per il ruolo di vice De Rom o vice Ederson fosse utile Brescianini, che però invece mi sembra di capire abbia caratteristiche un po' diverse, un po' più offensivo, anche se penso che Gasperini proverà ad adattarlo in quel ruolo lì in mezzo al campo.
Ecco, Adelio, l'importanza di un Pašalić, che tra l'altro lo sentiremo fra poco anche nelle sue dichiarazioni della vigilia. Beh, Pašalić è un giocatore ormai esperto, lui è un nazionale croato dove ha giocato sempre alti, anche altissimi livelli. Quando era fuori Brozovic, quelli della Croazia, è lui il primo a entrare, perciò anche nell'Atalanta oramai è un punto fermo. Magari qualche volta non parte titolare, però quando entra determina sempre delle situazioni, perché è un giocatore molto intelligente, capace a giocare sia con la palla ma anche, soprattutto anche senza palla, perché i suoi inserimenti, soprattutto quando attacca la profondità e quando si inserisce, sa andare a colpire e far male. Perciò è un giocatore che Gasperini lo tiene molto in considerazione. Vedi che quanti anni è ormai che è lì, sarà quasi 7-8 anni anche lui, perciò magari cambiano in tanti, ma però lui è sempre lì e probabilmente sarà lì anche per i prossimi anni. È un giocatore ormai di una levatura internazionale che è notevole. Magari qualche volta sbaglia anche delle partite sicuramente, però quando sta bene sia fisicamente che mentalmente è un giocatore molto ma molto importante. Ecco, sentiamo cosa ha detto allora Pašalić, cioè Gasperini, oggi è la vigilia di Atalanta Celtic. Gianpiero Gasperini, nuovo impegno, nuova competizione dalla Serie A alla Champions, ma sono due cose diverse, diametralmente diverse, opposte. Sì, no, due competizioni chiaramente diverse, anche per tensione, per margini di errore che sono chiaramente minori, anche dovute al minor numero di partite, però la tensione alla Champions è sempre particolare. Questa è la terza partita, si incomincia a fare qualche conto e penso che la cosa migliore sia quella di affrontare questa gara col massimo impegno. Ecco, lei ha detto si comincia a fare qualche conto. In questo miniciclo ci potranno già essere delle risposte secondo lei o è ancora troppo presto? No, ancora presto sicuramente. 8 partite sono tante, questa è la terza. Però nel nostro caso sarebbe importante insomma mettere dei mattoncini pesanti per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Che Celtic si aspetta? Quello della vittoria 5-1 con lo Slovan o della sconfitta 7-1 con il Dortmund? Ma non c'è tanta differenza, è una squadra che è abituata a dominare il proprio campionato, quindi a giocare sempre molto offensiva, ha dei giocatori molto veloci, rapidi in attacco, pericolosi sempre, giocano e questo magari gli è costato qualche cosa nella partita di Dortmund, però è una squadra pericolosa, una squadra da Champions con grande tradizione da sempre nelle coppe, dovremmo stare molto bene in campo. L'Atalanta saprà stare bene in campo, lo ha già dimostrato. No, questo è il nostro obiettivo. È chiaro che le partite sono insomma molto ravvicinate, quindi devi velocemente cambiare scheda, rientrare nel bene e nel male, non pensare alla partita precedente e mettere la massima concentrazione nella prossima, che è importante. Per chiudere, una battuta sui tifosi, nuova serata internazionale, stadio ancora verso il tutto esaurito. Beh, questo è un aspetto invece certo, che insomma giocare nel nostro stadio con così tanta continuità è una manifestazione come la Champions, è sicuramente un gran periodo per Bergamo, per i tifosi, e cerchiamo di farlo durare più a lungo possibile. Mario Pašalić ritorna alla Champions, competizione diversa ma altrettanto importante, vietato abbassare la guardia, tensione sempre alta. Certo, soprattutto quando ti arriva la Champions la tensione non deve mancare, siamo in un buon momento, veniamo da una vittoria dalla Venezia che ci dà la spinta, che ci dà la confidenza che dobbiamo continuare così anche in Champions, perché anche in prime due partite abbiamo fatto molto bene e questa partita è molto importante perché ci può dare, con possibilità di vittoria, ci può dare un grande step per,
per la qualificazione. Per te tra l'altro l'entusiasmo è davvero alle stelle, perché proprio a Venezia hai segnato il tuo 50° gol in Serie A e sei diventato il primo croato a riuscire a raggiungere questo traguardo e a tagliarlo. Eh sì, un traguardo storico, direi, un traguardo molto importante per me. Tu che non sei un attaccante. Sì, sì, soprattutto quando vedo la lista e i nomi e i giocatori che sono dietro, mi fa veramente rendere orgoglioso. E come lei ha detto, sono quasi tutti attaccanti e essere il primo è davvero, davvero una cosa unica. Mario, che sfida sarà questa con il Celtic, che ha vinto bene 5-1 la gara con lo Slovan e perso male 7-1 quella con il Dortmund? Sì, hanno fatto in prime due partite hanno fatto due facce diverse, ma loro sono una squadra pericolosa, squadra molto offensiva che sta dominando il suo campionato in Scozia, quindi sarà una partita dura. E bisogna stare attenti dietro, non dargli tante occasioni, perché in prima partita hanno fatto vedere che sono pericolosi, ma poi se siamo dietro attenti, se siamo concentrati davanti, possiamo farli male. E giocherete qui allo stadio di Bergamo, che si preannuncia tutto esaurito per un'altra notte di Champions. Bello, sempre bello avere i tifosi dietro. Noi siamo fortunati che li abbiamo sempre, anche nei momenti quando non ci vanno le cose, però bisogna ringraziarli e speriamo che domani alla fine della partita ci possiamo godere tutti insieme. Torniamo in studio, allora torniamo con queste, ricordo, volevo chiedere a Oscar Magoni una dichiarazione di Gasperini, che ha detto la Champions ci aiuta a migliorare in campionato, e poi alla frase del tecnico del Celtic, che ha detto che l'Atalanta è pratica la miglior marcatura a uomo, Gasperini ha risposto: non conosco la marcatura a uomo, conosco la marcatura. Cosa dici, Oscar? È un po' di tatticismo, dai, ci sta. Ma no, riferimento invece al fatto di giocare la Champions, che migliora la squadra. Sicuramente la Champions ti dà un'attenzione diversa, perché, come ha detto il mister, il tempo è più limitato e si può sbagliare molto di meno, dunque bisogna avere una concentrazione molto molto alta. E naturalmente questo, però, giocare con le squadre anche straniere, squadre un po' diverse rispetto al solito, ti dà anche uno stimolo diverso, ti dà un passo diverso. E l'Atalanta comunque è in crescita, in forte crescita, e secondo me il futuro lo vedo molto roseo, perché vedo una squadra in salute, vedo una squadra che sta venendo su forte con i singoli, sta venendo su col gruppo, e dunque credo che sì, le partite sono tutte difficili. Stiamo parlando di una partita di Champions League, è naturale che non possiamo pensare che le sia una passeggiata, però l'Atalanta ha tutto il necessario per poter vincere la partita. Naturalmente bisogna mettere in campo tutte le energie fisico-mentali, bisogna mettere in campo tutte le capacità tecniche, però ha il potenziale per poter vincere la partita. Torniamo fra qualche minuto su Atalanta Celtic, ricordiamo l'antica pergola di San Lorenzo di Rovetta, dove andremo poi dall'amico Tino. Pallori bolla lunedì 28, se segna, metti sul podio del pallone d'oro Gasperini e anche Lookman, almeno sul podio, dico, Non lo so, Lookman non lo so, sono sicuro che Gasperini se la giocherà con Ancelotti. Bene, con questo torniamo fra qualche minuto e sentiremo poi anche il parere degli altri ospiti.
Buonasera a tutti i nostri telespettatori. A Sivauto questo fine settimana vi aspetta presso il centro fieristico di Bologna per la fiera di auto d'epoca. Vi aspettiamo al padiglione 37, dove avremo tutte le nostre vetture d'epoca e da collezione. Vi aspettiamo, non mancate! Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. Ostiliomobili.it. Ditta Fratelli Visini raddoppia! La ditta Fratelli Visini di Parre, che da oltre 30 anni è specializzata nella vendita di pannelli in cartongesso, pannelli isolanti termoacustici per la protezione al fuoco, contro soffittature modulari e tutto il necessario per gli specialisti del settore, ora apre una nuova sede ad Albino. Quasi 1000 metri quadrati con un vastissimo assortimento per professionisti e per il fai da te. Fratelli Visini, rivenditore autorizzato Fassa Bortolo, è in via Campignano 1 a Parre e nella nuova sede in via Volta 5 ad Albino, telefono 035 70 21 41. Benvenuti in Punto Scarpe Nicoli, ad Albino, in via Cavi 5, dove troverai un vasto assortimento di calzature, abbigliamento, accessori e pelletteria per uomo, donna e bambino. Punto Scarpe Nicoli cerca di offrire a tutte le categorie della propria clientela il prodotto adeguato al miglior prezzo, garantendo un vasto assortimento in un ampio ambiente dove il cliente può scegliere liberamente il prodotto giusto per il proprio utilizzo. Punto Scarpe e il suo staff vi aspettano ad Albino, in via Cave 5, a Rovato, in via del Commercio 1, a Concesio, in via Camerate 92. Per sollevare e movimentare materiale pesante, Laguna Funi. Laguna Funi fornisce una gamma completa di accessori nel campo del sollevamento. Funi metalliche, imbracature, fasce in poliestere anche su misura, ganci, pinze, tutto ciò che serve per il sollevamento e la movimentazione del materiale. Gli attrezzi utilizzati sono certificati e rispondono a serie normative di sicurezza. Inoltre, servizio post vendita completo con verifiche periodiche, riparazioni, manutenzioni e sostituzioni. Laguna Funi. Professionalità e garanzia dal 1973. Carrozzeria Neri ad Ardesio. Da oltre 40 anni, massima professionalità per la cura della vostra vettura. Carrozzeria, sostituzione cristalli, levabolle da grandine, soccorso stradale Europe Assistance 24 su 24, auto sostitutiva e noleggio auto. Carrozzeria Neri, via d'Acquace 14 ad Ardesio. 0346 33 106. Pizzeria D'Anica Aleffe. Pizza e kebab da asporto. Ogni mese una super promo. Seguici sui social, Pizzeria D'Anica Aleffe, in via Piave 14. La consegna non si paga. 0350033342. Benvenuti da 123 Gold a Comenduno di Albino. Siamo specializzati nel ritiro di oro usato, argento, monete, metalli preziosi e tanto altro. Offriamo da sempre la migliore garanzia di serietà e professionalità. L'esperienza maturata in 30 anni di attività ci ha portato a proporre una formula ancora più semplice e immediata che permetta ai nostri clienti di ottenere il massimo dei propri oggetti preziosi. Alex ti aspetta per una valutazione gratuita al semaforo di Comenduno di Albino in via Provinciale 73, telefono 035 76 11 13. Seconda parte di Acoma Atalanta, sempre sul 98 Robby Channel, con Paolo Ribolla, Marco Morotti, poi abbiamo i nostri in collegamento, abbiamo Magoni, Savoldi e Adelio Moro. Marco Morotti, per ricollegarci al podio del pallone d'oro che verrà assegnato lunedì 28, ci metti Gasp e Lukman? Beh sì, Gasp sicuramente, al di là che secondo me lo meriterebbe, perché per quello che ha fatto in questi ultimi 8-9 anni qui a Bergamo,
portando comunque una realtà come era l'Atalanta, una provinciale, a essere nell'elite del calcio europeo, perché non dimentichiamo che l'Atalanta è ventesima o diciannovesima o ventesima nel ranking, quindi secondo me lo meriterebbe più di Ancelotti, che comunque è vero, ha vinto ovunque con squadre fortissime in tutti i campionati, nei maggiori campionati europei, però Gasperini secondo me lo meriterebbe di più. Oscar Magoni, cosa sentiamo? Aspetta che riusciamo ad arrivarci. Sicuramente Ancelotti, è l'allenatore che sa gestire meglio tutti i campioni, su questo non c'è dubbio. Io personalmente lo darei a Gasperini, perché più di questo non può fare, dunque è vero che ogni anno si dice che più di questo non può fare, però lo fa, dunque lo dico anche come buon auspicio. Gasperini merita il pallone d'oro, ha fatto delle cose incredibili, ha fatto vedere un calcio eccezionale con una provinciale. Dunque l'Atalanta ha tutto tranne che essere provinciale, ma comunque rimane una città di 120.000 abitanti e naturalmente il premio assolutamente va dato a Gasperini. Di come funziona il meccanismo di voto. Mi sembra votino 750 giornalisti in tutto il mondo, di cui solo uno italiano, che è Paolo Condò. Sì, sì. Quindi è chiaro che se fossero tutti giornalisti italiani o europei ci sarebbe una maggiore attenzione, certo, su Gasperini, perché conoscerebbero meglio un po' il lavoro che ha fatto, la realtà che ha fatto crescere. Sì, in tutto il mondo Ancelotti è comunque l'allenatore del Real Madrid, è un punto di riferimento a prescindere. Quindi. Sì, una volta l'elettore era Roberto Beccantini, adesso è Paolo Condò. Adelio Moro, tu lo assegneresti a chi questo pallone d'oro? Gasperini sicuramente, per quello che ha detto anche Ceferin ha fatto ultimamente una dichiarazione esaltando un po' tutto l'ambiente atalantino e tutto quanto, la società e poi anche l'allenatore, e sicuramente ha molte probabilità di vincere anche questo pallone d'oro, sicuramente, per quello che ha fatto, per quello che è riuscito, i risultati che ha ottenuto in questi 8 anni, portando la squadra a esprimere un gioco straordinario sotto ogni punto di vista. Oramai ha portato praticamente Bergamo a conoscere in tutto il mondo, perché oramai l'Atalanta viene riconosciuta come squadra top tra le quelle che stanno andando per la maggiore, insomma, perché se no non riesci a vincere un Europa League, ecco. E poi partecipando quasi sempre in questi 8 anni dove è stato lui l'allenatore a portarli a livelli altissimi, partecipando quasi sempre anche alla Champions, ecco, sicuramente per quello che ha detto anche Ceferin, come ha detto prima, ha probabilità, molte probabilità che lo possa vincere Gasperini. Beppe Savoldi, tu il tuo parere qual è? No, sono d'accordo anch'io, Gasperini lo merita sicuramente, anche perché, come avete detto, Ancelotti a Real Madrid ha una squadra nettamente superiore a livello tecnico di giocatori, di qualità di giocatori. È conosciuto in tutto il mondo meglio dell'Atalanta, quindi ha questa fortuna di essere così sotto gli occhi di tutti, di tutto il mondo. Meno è conosciuto l'Atalanta e quindi le votazioni poi andranno sicuramente a favore di Ancelotti. Io spero che ci sia una visione diversa, una visione obiettiva, che guardino anche a altri aspetti importanti che ha fatto vedere, che ha dimostrato l'Atalanta con Gasperini. Anche se, ripeto, Gasperini non mi è molto simpatico come persona, capito? Lo apprezzo molto come allenatore, però come persona non è che mi sia nelle mie simpatie per certe sue esternazioni, che non le capisco alcune volte.
Beh, tu nel tuo libretto rosso hai fatto un po' qualche ironia su qualche tuo collega, quindi non sarebbe sicuramente il primo che tu prendi un po' così, non dico di mira, ma insomma, no? Sì, ma io faccio dell'ironia, ho fatto dell'ironia, ma sotto sotto ho sempre punzecchiato qualcuno, ma non per cattiveria sicuramente, ma per quello che mi hanno fatto vedere, mi hanno fatto capire, e quello che poi hanno dimostrato. Che poi il risultato di quello dell'ironia che io ho fatto è il risultato vero, capito? Che poi l'ho tradotto in ironia, questo è un altro discorso. Ecco, dato atto a quello che a proposito delle dichiarazioni di Gasperini, che ha sottolineato che il premio forse sarebbe più giusto assegnarlo all'Atalanta come squadra, perché per quello che ha fatto, questo mi pare che va dato anche merito al Gasp di avere messo in evidenza la squadra prima ancora che il suo stesso ruolo, quello magari di Lookman, protagonista della finale, no? Così. Beh, ma comunque, adesso, al di là della simpatia o meno, una persona intelligente, e Gasperini penso sia una persona intelligente, capisce che il successo personale non può essere staccato dal successo dell'ambiente, cioè della squadra, del team, dell'ambiente, e uno nutre l'altro, cioè l'ambiente ha successo quando c'è un allenatore importante, i giocatori hanno successo quando c'è un allenatore importante, ma anche un allenatore riesce a esprimere le proprie potenzialità quando trova. Un'alchimia tra tutto, cioè, è chiaro che è una cosa. Quindi, no, volevo dire una cosa se posso, una curiosità velocissima. Io ogni anno con un gruppo di amici miei facciamo dei viaggi un po' strani in paesi della terra veramente molto strani. Siamo andati in Burundi, in Kazakistan, in Cina, in Tanzania, ed è incredibile. Noi a volte andiamo in giro con delle magliette dell'Atalanta, insomma, sì, magliette. Sì, ecco, voi dovete, credetemi, è sorprendente come l'Atalanta venga riconosciuta in Etiopia, ma da ragazzini, da grandi, e poi c'è un'associazione Atalanta che è Gasperini, quindi Gasperini viene riconosciuto subito come uno dei punti chiave dell'Atalanta. Quindi questo mi fa pensare che effettivamente c'è una notorietà di Gasperini e dell'Atalanta in questo momento qua che travalica i confini e arriva in paesi veramente inaspettati. Ma terzo mondo, super inaspettati. Sì, dall'America, oltre. Sì, no, ma ha fatto, dicevo appunto, paesi africani, direi dove male il calcio. Il calcio è vissuto con passione in Africa. Se ne ha parlato anche, abbiamo avuto collegato Scapolo da Cincinnati negli Stati Uniti, dove tra l'altro il sabato dopo c'era lo scontro con la squadra di Muriel, l'Orlando, e anche negli Stati Uniti, insomma, l'Atalanta è molto conosciuta. Visto che bisogna vincere in qualche modo e fare gol domani, mettiamo Beppe il tridente, De Ketelaere, Lookman, Retegui, o con chi si può fare gol? No, bisogna giocare in questa maniera, bisogna giocare col tridente, capito? E cercare di non fare come qualche volta fa Gasperini, per dispetto verso qualcuno che lascia fuori Lookman, capito? Lo fa entrare poi nel secondo tempo, lo sappiamo tutti, no? Perché lui è fatto così, no? Perché lui vede le cose a modo suo. Io ho detto prima, per far dispetto a qualcuno, spero che non faccia dispetto a se stesso, no? Perché questa Atalanta ha bisogno di determinati giocatori, ha bisogno di giocare con quei giocatori, perché se poi lascia fuori qualcuno destabilizza l'aspetto tattico della squadra, e poi anche gli altri che entrano vanno in difficoltà. E spero che Gasperini tenga conto degli errori che ha fatto in qualche partita, e voi lo sapete benissimo. Credo che i tre che ho citato hanno giocato anche contro l'Arsenal, che è squadra anche sicuramente più forte e qualificata del Celtic, e quindi non si è schierato il tridente contro l'Arsenal, vuol dire che non era certo per rinunciare a qualcosa, piuttosto la posizione magari le due incognite, cioè potrebbe entrare poi durante la partita o forse dall'inizio, non si sa, Samardžić, resta un po' l'incognita ancora Zaniolo, no, Marco?
Sì, direi che ad oggi, diciamo, il giocatore che è arrivato qui con grandi aspettative e che al momento non ha ancora dimostrato niente è Zaniolo. Nel senso che Samardžić, bene o male, in qualche partita lo vedi che è un giocatore, magari non è facile da collocare tatticamente, però è un giocatore che quando ha la palla nei piedi non gliela porti via, è un mancino che incanta. Zaniolo rimane un incognito, sono convinto che ci sono ancora tutte le possibilità perché lui cominci a dare un contributo di un certo tipo a questa squadra, anche perché l'Atalanta ha bisogno. Non dimentichiamoci che se si dovesse fare male e tocchiamo ferro Retegui, non c'è un sostituto, perché al mio modo di vedere Zaniolo non è un centravanti. E quindi mi auguro veramente che cominci a carburare nel modo giusto e a dare quel contributo che tutti ci aspettavamo e ci aspettiamo da lui. Adelio Moro, come la vedi tu questo Zaniolo, che è anche stato lo stesso Gasperini, ha detto deve trovarlo, capire lo spirito dell'Atalanta dopo la partita di Venezia, anche se devo dire poi che leggere certe cose su Zaniolo mi sembra che anche un anno fa si dicevano certe cose su Scamacca, poi abbiamo visto ben altro Scamacca nel corso d'opera qualche due o tre mesi dopo, no? Non so se succederà, speriamo lo stesso con Zaniolo magari. Con Gasperini non c'entra, anche uno italiano oppure anche uno straniero ci vuole tempo prima che capisca il giocatore come deve entrare in questo scacchiere che vuole Gasperini. Impiegano quasi sempre tutti del tempo, tranne questo che mi ha sorpreso anche me, pur conoscendolo, Retegui, che sicuramente sta dimostrando delle qualità molto molto importanti, che magari prima sia in Argentina, dove io l'avevo anche visto via su Westcar, l'ho visto qualche volta, e poi anche qua l'anno scorso col Genoa, non pensavo che fosse così forte, perché adesso sta dimostrando di essere un giocatore completo, perché mentre prima aveva delle qualità buone come finalizzatore, soprattutto nel colpo di testa, perché lui nel gioco aereo è molto, molto bravo, anticipa sempre gli avversari, invece adesso è diventato anche bravo con palla al piede a far salire la squadra, a tenere il pallone e attaccare la profondità. Ecco, poi bisogna dire anche che, come dicevate prima voi, il merito l'ha detto anche l'amministratore delegato Luca Percasi, che quando si è fatto male si ammacca, è stato un bravissimo direttore sportivo, D'Amico, che in una giornata è riuscito ad andare a prendere un giocatore che adesso si sta rivelando un giocatore importantissimo per l'Atalanta. Ecco, e poi secondo me domani non è una partita sicuramente facile, perché io ho avuto modo di vederla, hanno giocato con l'Aberdeen, loro sono primi nel loro campionato, perché è un campionato non di prima fascia. Domenica hanno pareggiato 2-2 con l'Aberdeen, che sono secondi, hanno sbagliato partita con il Borussia sicuramente, perché hanno preso subito dei gol, hanno commesso degli errori e poi hanno capito che non riuscivano più a recuperare, hanno preso dei gol balordi, hanno preso 7 gol, dopo si sono rifatti in casa con lo Slovan, hanno dei giocatori che magari non sono conosciuti, perché hanno due giapponesi, due attaccanti giapponesi, hanno un giocatore a centrocampo, Engels, che è un belga, e hanno un terzino sinistro, un 2004, che è Alex Vela, che viene dalla cantera del Barcellona. Insomma, bisogna che l'approccio sia quello giusto, perché vincendo domani comincia già ad avere una posizione in classifica molto buona per poter sperare
di essere tra le prime nelle 8 partite che devi disputare. Sarebbe sicuramente una posizione favorevole, tra l'altro non c'è più nel Celtic quel, si è parlato tanto quest'estate, quello O'Reilly che era stato poi ceduto al Brighton, si è subito infortunato. E, vabbè, abbiamo visto altri acquisti che Mi ha preso Samad, diciamo, insomma posto. sembrerebbero Bresciani e Samad. non rimpiangiamo, insomma, No, credo. beh, No. purtroppo, no, purtroppo è andata così, abbiamo preso altri giocatori, è inutile adesso stare. Infatti, volevo chiedere a Magoni il suo parere su quel. Si parlava di Samardzic e Zaniolo anche, che sono un po' le alternative davanti. Cos'è? Bisogna aspettarlo, Zaniolo, oppure che cosa, quali problemi potrebbe avere in questo momento? Ma Zaniolo ha un problema fisico, sono 2 anni che non sta bene, dunque se è un giocatore da garanzie fisiche, è un giocatore che sicuramente ha un talento fuori dalla media. E Samardžić invece è un giocatore forte, un giocatore che doveva andare inizialmente all'Inter, poi doveva andare alla Roma, poi doveva andare alla Lazio, alla fine l'Atalanta è stata brava anche qui a portare a casa un giocatore forte. E tutto questo io credo che se c'è, così se vogliamo provare a dire qualcosa, che non siano solo complimenti per Gasperini, mi piacerebbe, visto che io conosco Gasperini, ma non lo conosco, è una conoscenza molto estemporanea. La domanda che mi piacerebbe fargli è su De Ketelaere, perché De Ketelaere, che sicuramente è migliorato da quando è arrivato dal Milan, però non ha, secondo me, avuto ancora quell'esplosione, quella vigoria, quella intensità che potrebbe avere, perché è un giocatore sempre che quando finisce la partita ti lascia quasi sempre un po' di che manca un po' l'uno per fare 31. E allora mi piacerebbe chiedere a Gasperini se veramente ancora ha margine sto ragazzo o se questo tipo di calciatore ha queste qualità e questo tipo di carattere, questo tipo di andamento tecnico. Perché lui è il giocatore che ha nei piedi tanti gol, ha nei piedi le giocate, è un giocatore fantasista, un giocatore tecnico e potrebbe essere lui il giocatore che potrebbe compensare in questo momento la mancanza di Zaniolo. Sta giocando con continuità, però non mi sembra che riesca a incidere così tanto e diciamo che a parere mio, per quello che poco che ho visto io dall'Atalanta, mi sembra che sia quello migliorato meno rispetto a tutti gli altri attaccanti. Non so cosa ne pensate voi. Proviamo a fare un giro di pareri. Tra l'altro lo stesso Gasperini di De Ketelaere aveva parlato molto bene alla vigilia dell'Arsenal, l'aveva citato come uno che stava acquisendo anche un ruolo da leader. Paolo Ribolla, cosa dici di De Ketelaere? Poi sentiamo Marco Morotti. Così. No, vorrei dire una cosa, Oscar. Secondo me, il mio parere, qual è il problema di Zaniolo? Se guardate gli highlights Venezia-Atalanta, a un certo punto, una delle poche azioni del Venezia pericolose, Busio, palla al piede, scende in mezzo al campo e viene tenuto 3 passi da Zaniolo, poi Zaniolo proprio alza le braccia, lo lascia andare, si ferma e fa qualche passo verso l'attacco. Ecco, questa secondo me è una cosa che con Gasperini non puoi fare. E se la fai, non hai più possibilità di giocare. Perché qui non è un Sì, problema né assoluta, tecnico né tattico, cioè è semplicemente un problema di no. applicazione. Devi tenere il No, giocatore che scusa. scende, basta, quello è. Per me Se il problema di posso Zaniolo è quello. dire, ma non, Zaniolo, non faccio riferimento in questo caso a Gasperini, che naturalmente non l'ha ancora allenato, perché questo giocatore per un motivo o per un altro è sempre stato infortunato e dunque non, diciamo il lavoro di Gasperini lì ancora non si è visto. Ma è un giocatore che però negli ultimi 2 anni non mette insieme 5 partite di fila, dunque è una scommessa enorme che se la vinci hai fatto 13 e se la perdi lo puoi mettere anche in conto perché, ripeto, senza nulla togliere a nessuno, però come dici tu è un giocatore che in questo momento qui non ha quell'agonismo, non ha quella capacità di reggere fisicamente uno stress fisico così importante per tante partite, dunque non è Sì, pronto per vabbè, giocare in c'è anche un'Atalanta con fisico, questo però tipo. qui è più testa, Beh. perché se sei in campo da 10 minuti non puoi,
farti sfilare via un avversario, mollarlo semplicemente, almeno dai tutto, lo segui fino a che puoi. Per me è un problema proprio di attitudine, non ha l'attitudine a fare un certo tipo di lavoro, un certo tipo di impegno mentale e di applicazione. Quindi se non hai questa attitudine, secondo me, con Gasperini o con anche altri allenatori tipo Gasperini, proprio non puoi starci dentro. Assolutamente, assolutamente sì. Marco, cosa su De Ketelaere, Zaniolo e così? No, su De Ketelaere sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Oscar, nel senso che arrivi sempre a fine partita e ti chiedi, sì però bene, però ti dà l'idea che è un giocatore che può fare molto, ma molto di più, e che a livello caratteriale, boh, non lo so, sia un po' molle forse, o comunque non sia... Non lo so, gli manca sempre quel qualcosina per essere arrivare un top player, perché le qualità tecniche ce le ha, ce le ha fatte vedere anche in diverse partite, anche lo scorso anno. Quest'anno meno, cioè quest'anno direi che sta facendo meno rispetto a quello che stava facendo l'anno scorso in questo periodo, e quindi è una domanda lecita, ecco, quella di Oscar, però c'è da capire... sia proprio un discorso, è un giocatore così che forse è arrivato al massimo, speriamo di no, nel senso che... Giocava un ruolo diverso l'anno scorso però, L'anno scorso non c'era Scamacca, giocava centravanti. All'inizio giocava centravanti, sì, poi però ha fatto vedere cose belle anche giocando, partendo dalle fasce un po' più dietro, però ecco, sono d'accordo con Oscar che una domanda ci potrebbe stare. Zaniolo invece sono d'accordo con Paolo quando dice che a livello di atteggiamento, e l'ho visto anche domenica un paio di volte, protestare, caduto in terra, protesta, si ferma. Io credo che, ecco, un atteggiamento così all'Atalanta e con Gasperini non te lo puoi permettere, nel senso devi... Tu lotta comunque, dimostra che ci vuoi arrivare, però ti dà l'idea proprio che mentalmente non sia ancora con la giusta garra, insomma, per poter far bene, insomma. Quindi è un problema questo, secondo me. Quindi la certezza, Beppe, restano Lookman e Retegui? Insomma, loro due sono le due sicurezze? Sicuramente sì, sicuramente sì. Bisogna affidarsi a questi due giocatori, anche perché voi avete analizzato dei giocatori, Zaniolo, De Ketelaere, eccetera, che non hanno grande personalità, e con Gasperini, se tu non dimostri personalità o comunque non fai quello che lui ti dice di fare, non devi avere pause con lui, non devi avere niente che possa andare contro le idee di Gasperini. E se lui vede che il Zaniolo non segue l'avversario, che si gira, oppure De Ketelaere, come dicevate, che arriva a fine partita però non accontenta voi, non accontenta la gente, non accontenta Gasperini, lui li fa fuori. E avete visto anche altri giocatori nel passato, non faccio i nomi perché tanto le sapete, le conoscete meglio di me, che poi lui alla fine li taglia e li va fuori. Ha un atteggiamento che poi li mette in difficoltà, non gli dà il tempo materiale per poter ritrovare se stessi, per poter dimostrare le loro potenzialità, le loro qualità. Questa è la mia idea. L'idea di Adelio Moro su questo punto, qual è Adelio? Sì, condivido quello che ha detto Beppe, quello che avete detto in pratica un po' tutti voi lì stasera. Su questo ragazzo, per lui diciamo che è l'ultimo treno, perché se non riesce neanche Gasperini a portarlo a quello che sono le sue aspettative, perché lui è nato come giocatore di grande prospettiva, l'ha dimostrato in alcune gare, è arrivato anche in nazionale, però poi si è perso per strada. È vero che ha avuto tanti infortuni, quello bisogna anche dirlo, però adesso, come avete sottolineato, questi suoi atteggiamenti con Gasperini non va da nessuna parte. Lui cercherà in tutti i modi di cercare di recuperarlo e di metterlo nelle condizioni migliori per poterlo far rendere, perché praticamente è una sua scommessa personale, l'ha detto lui, perché
non era nelle aspettative un certo tipo di programma, è stato fatto all'improvviso con una telefonata che gli aveva fatto Borriello e che gli aveva detto ci sarebbe, e perciò è anche una sua scommessa. Lo aspettiamo, diamogli ancora un po' di tempo, però se non riesce a capire certe cose, per lui penso che sia l'ultima aspettativa per lui, ecco. Se non riesce nemmeno Gasperini, vuol dire che è un giocatore che magari continuerà ancora a giocare, ma non più a certi livelli. Siamo quasi alle battute finali, Paolo Ribolla, allora abbiamo cos'è da fare un filotto a questo punto tra Celtic, Verona e Monza in casa, tutti, non dico che pretendono, insomma, vorrebbero il pieno, quanto è difficile o quanto si può riuscire a fare questo? No, questa è una cosa sorprendente che tutti si aspettano, ma non solo si aspettano, ma pretendono che si faccia il filotto. Ma io questo però onestamente non ho mai capito perché questa pretesa, anche perché adesso giocheremo contro il Celtic e non è una partita facile, dopodiché Verona e poi Monza, ma cioè, c'è questa convinzione che Verona e Monza siano col Como che non è così siano squadre di poco spessore che necessariamente dobbiamo battere. Io non la vedo così, cioè spero che le batteremo, spero nel filotto, me lo auguro, ma se così non fosse io non riuscirei a dar la croce addosso o a Gasperini o a qualche giocatore, perché nelle tre partite che giochiamo in sette giorni una potrebbe anche non uscire bene. Tutti gli ospiti hanno giocato ad alto livello, a volte ci sono delle partite che anche contro squadre non necessariamente che possono essere messi sullo stesso piano, però per te possono anche nascere male, che poi sia Verona e Monza squadre preparate fisicamente, tatticamente, hanno allenatori validi che hanno fatto un buon percorso anche l'anno scorso, quindi ci può anche stare. Voglio dire che purtroppo che una partita nasca male o poi si evolva male durante il corso della stessa, e col Como alla fine è vero che vincevamo un pareggio, poi un autogol sfortunatissimo, quell'autogol poi ha cambiato la partita perché poi i singoli episodi spesso cambiano la partita. Parere credo illuminante del maestro di tennis di Marco Morotti, cioè Oscar Magoni. Oscar, tu che hai giocato appunto tante partite, tre partite, già una partita di tre giorni, insomma sono squadre tutte allora, che corrono e che a me hanno insegnato la testa e le gambe giuste. A me hanno insegnato una partita alla volta, siccome io sono un professionista serio, io mi sono già organizzato una bella birra scozzese e con una bella birra. Bravo Oscar, sì. Io senti che me lo bevo, dopodiché vediamo. Intanto cominciamo a preparare la partita di domani con una bella birra scozzese. Se volete venire qua a Bergamo vi offro la birra a tutti, facciamo una bella serata insieme. Però ragazzi, una partita alla volta. Vecchio saggio, vecchio per modo di dire, maestro di tennis abbiamo detto, oltre che anche di calcio, al maestro dei calci di rigore Beppe Savoldi, che non solo dei rigori ma insomma comunque li ha insegnati ad Adelio Moro, che è sempre prezioso con sul calcio internazionale e anche conosce tutto, quindi andiamo sul sicuro. Grazie a tutti quanti per essere stati con noi, grazie a Marco Morotti, che anche tu sei d'accordo una partita alla volta. Sì, assolutamente, cioè non c'è nulla di scontato, è chiaro che si proverà a fare 9 punti in queste tre partite, ma vanno affrontate una alla volta. Grazie a Paolo Ribolla, Marco Morotti, Oscar Magoni, con la buona birra Oscar Magoni, Beppe Savoldi, grazie anche a te e a Delio Moro, l'appuntamento di... Ciao, buona serata a tutti. Oscar, potevi invitarmi a bere la birra, che io sono qui a 2 passi da casa tua. Io e Beppe siamo vicini, attenzione, questa sera ci trovano ubriachi per strada. Va bene. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao a tutti, ricordo martedì prossimo anche il ritorno qui, saremo già alla vigilia di un'altra partita, sempre con l'Acoma Atalanta sul 98 di Robby Channel. Grazie a tutti e buona serata.
Buonasera a tutti i nostri telespettatori. La Silvauto questo fine settimana vi aspetta presso il centro fieristico di Bologna per la fiera di auto d'epoca. Vi aspettiamo al padiglione 37, dove avremo tutte le nostre vetture d'epoca e da collezione. Vi aspettiamo, non mancate! Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. Ostiliomobili.it. Per sollevare e movimentare materiale pesante, Laguna Funi. Laguna Funi fornisce una gamma completa di accessori nel campo del sollevamento. Funi metalliche, imbracature, fasce in poliestere anche su misura, ganci, pinze, tutto ciò che serve per il sollevamento e la movimentazione del materiale. Gli attrezzi utilizzati sono certificati e rispondono a serie normative di sicurezza. Inoltre, servizio post vendita completo con verifiche periodiche, riparazioni, manutenzioni e sostituzioni. Laguna Funi. Professionalità e garanzia dal 1973. Benvenuti da 123 Gold a Comenduno di Albino. Siamo specializzati nel ritiro di oro usato, argento, monete, metalli preziosi e tanto altro. Offriamo da sempre la migliore garanzia di serietà e professionalità. L'esperienza maturata in 30 anni di attività ci ha portato a proporre una formula ancora più semplice e immediata che permetta ai nostri clienti di ottenere il massimo dei propri oggetti preziosi. Alex ti aspetta per una valutazione gratuita al semaforo di Comenduno di Albino in via Provinciale 73, telefono 035 76 11 13. Carrozzeria Neri ad Ardesio. Da oltre 40 anni, massima professionalità per la cura della vostra vettura. Carrozzeria, sostituzione cristalli, levabolle da grandine, soccorso stradale Europe Assistance 24 su 24, auto sostitutiva e noleggio auto. Carrozzeria Neri, via Daquace 14 ad Ardesio. 0346 33 106. Benvenuti in Punto Scarpe Nicoli, ad Albino, in via Cavi 5, dove troverai un vasto assortimento di calzature, abbigliamento, accessori e pelletteria per uomo, donna e bambino. Punto Scarpe Nicoli cerca di offrire a tutte le categorie della propria clientela il prodotto adeguato al miglior prezzo, garantendo un vasto assortimento in un ampio ambiente dove il cliente può scegliere liberamente il prodotto giusto per il proprio utilizzo. Punto Scarpe e il suo staff vi aspettano ad Albino, in via Cave 5, a Rovato in via del Commercio 1, a Concesio in via Camerate 92. La ditta Fratelli Visini raddoppia! La ditta Fratelli Visini di Parre, che da oltre 30 anni è specializzata nella vendita di pannelli in cartongesso, pannelli isolanti termoacustici per la protezione al fuoco, contro soffittature modulari e tutto il necessario per gli specialisti del settore, ora apre una nuova sede ad Albino. Quasi 1000 metri quadrati con un vastissimo assortimento per professionisti e per il fai da te. Fratelli Visini, rivenditore autorizzato Fassa Bortolo, è in via Campignano 1 a Parre e nella nuova sede in via Volta 5 ad Albino, telefono 035 70 21 41. Pizzeria Danica Aleffe, pizza e kebab da asporto. Ogni mese una super promo, seguici sui social, Pizzeria Danica Aleffe, in via Piave 14. La consegna non si paga. 0350 0333 42.